Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Rocket League. Era parecchio tempo che non facevo un video su Rocket League, anche perché sono tornato ieri dalle vacanze. E questo qui, oggi vi farò vedere prima di tutto nel garage che hanno aggiunto le due nuove macchine, che sono la Takumi, che è questa qui, è più o meno come la Kuruma di GTA 5, non so se ce l'avete presente. E poi hanno aggiunto la Dominus, che è una specie di Bentley con un cofano davanti un pochino diverso. E poi hanno aggiunto, a parte nuovi colori, cioè nuovi colori, nuovi, vedete, nuove decorazioni alla macchina, nuovi tipi di colori. Questo è il legno, poi c'è, vabbè, il perlato, opaco, queste cose così. Hanno aggiunto le spinner come in ruote, che sono bellissime. Poi hanno aggiunto il nitro, e poi c'è pure il nitro nero, mi pare, una cosa del genere, non so, non lo trovo adesso. No, il burnout, eccolo qua, che fa questo effetto qui, però preferisco il nitro che diventa nero ed è bellissimo. Poi vabbè, mi pare che qui non hanno aggiunto un cazzo, infatti no, appena aggiunto, vabbè, bandierine che sinceramente non metterò perché mi piacciono poco. Oggi vado a fare una ranked in doppio, e perché sì, perché siamo pro e ci divertiamo, ci vediamo direttamente in partita, eh? Eh sì. Ok raga, siamo in partita, ho cancellato già 4 cazzo di partite perché raga sto beccando i ritardati in squadra, proprio i bambini ritardati. Cioè non dico che io voglio vincere per forza, cioè ci mancherebbe, ma cazzo almeno non fatemi giocare solo a me. Cioè raga io ho giocato 3 partite da solo finora. Dai così. No vabbè, dai, mi sono schiattato palla e macchina contro al palo. Levatevi dalla ciolla. Ok, levati. Ma chi è che gioca con me? Ah, Krasnos, Nos, 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 Nos. Bel nome, cioè è proprio semplice, eh? Che cazzo, su, buono così, 1-0, dagli. Good job, my friend, good job, my friend, good job. Regà, non so se sentite doppio la mia voce, ma penso di no, perché comunque l'audio di gioco è mediamente basso. Però se premete R1, io gioco col joystick da PlayStation 3, eh, e lo collego con Motion Joy, qui, perché me l'avete chiesto in un sacco. Motion Joy, raga, lo scaricate, è gratis, è un programmino che trovate online. E potete collegare il vostro joystick della PlayStation 3 se non avete l'Xbox. È questo che uso io, perché me lo state chiedendo in un sacco sotto ai video. E quindi io vi rispondo, perché lo sapete che sono un bambino dolce e caro. Oh, regà, l'ho fatto di sforbiciata, regà, fermatevi. Ah, che cosa ho fatto, regà? Gol in sforbiciata, signori. Mamma mia, Ronaldo. A parte che quello lì la poteva bloccare 8 volte, però ok. E vabbè. Cioè, vabbè, regà, faccio i super gol. Intanto mi passa la macchina di Vettel sotto casa. L'avete sentita tutti, no? La Ferrari. L'anno scorso c'era la Valentino Rossi, c'era. Quest'anno c'è Vettel, che comunque è una persona abbastanza simpatica. Io devo recuperare in difesa, così sgommiamo e poi partiamo. Però c'era già il mio amico, che però questo ci ha inculato a tutti e due, l'ha messa perfetta al centro. Però il mio amico è proprio forte, finalmente ho beccato qualcuno di incredibilmente decente, sono quasi emozionato. Tanto regà, in ranked non quittate, perché non so come funziona il ban, la situazione ban, kick, queste cose così. So solo che per non venir bannati, non so nemmeno se c'è il ban, dovete fare vota per abbandona, e che trovate qui, votare per abbandonare. E entrambi i giocatori della squadra ovviamente devono essere d'accordo, perché non è che se vota uno la partita finisce, devono votare entrambi. Intanto questa la devo parare io, anzi no, mi sa che non la para proprio nessuno. Oh, che cazzo! Ma che, cioè, quanto mi stanno sul cazzo, regà, le persone che giocano così, cioè vanno sulle macchine, non vanno sulla palla. Giocano per griffare, guarda. Guarda! Vabbè, cioè sei proprio divertente, eh? Cazzo se sei divertente, cioè proprio ti diverti così. Che tristezza di giocatore proprio. Guardalo, guardalo. Su, cava, di sforbiciata ti paro. E paro ancora, levati dal cazzo. Dai, entra. Bello così. Assist. Suka. Sto strozzo che va addosso alle macchine. Guardate qui che cazzo avevo fatto, raga. Avevo fatto un bell'assist. Cioè, guarda questo che culo. Ma l'ho toccata io per ultimo. Vabbè, era tripletta mia, però ok. Comunque, resto in porta perché l'altro è più avanzato.
Ah, raga, poi mi avete detto della bulkam. Date, perché quando stai in difesa non usi la bulkam? Allora, raga, io non è che non la voglio usare, è che non la so usare e mi rincoglionisco quando uso la bulkam. Infatti la uso solo in rare occasioni per capire proprio dove sta la palla, tipo ora, e poi mi giro e la levo, capite? Cioè, perché se la devo usare continuatamente, cioè proprio non ci riesco, raga, mi rincoglionisco un sacco. Questo intanto è un motorino sotto casa, però sapete che io sto tornando dalle vacanze e qui fa caldo e registro con le finestre aperte. Perché registrare con le finestre chiuse proprio mai nella vita. Però no, me l'ha toccato, altrimenti quella ne era un'altra. Oh, wombo combo. Io salto, non la prendo, metto il turbo perché mi hanno fatto e ritorno in porta. Incredibile, attenzione la sgommata di Dade, attenzione, la palla è sua, assurdo, la allontana, incredibile, proprio lui. Intanto ne demolisce uno per non farlo tirare. Ok. Ah, lag. No, 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 non laggare. Infostrada, ti prego, ti prego. 300 di ping. No, mi sta salendo, regà. Mi sta salendo, mi sta salendo. No, 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 no. Dai, infostrada, cioè non scassarmi il cazzo ora, però. Cioè, adesso che ho trovato la partita buona, non mi puoi rompere il cazzo, su. Dai, su. Ok, mi sembra che mi sia sceso perché comunque sto andando fluido. Dai, amico mio, dove sei? Ah, gli è passata sotto. Dai, non l'ho messa al centro, ho sbagliato, scusa. Aspetta, faccio così. Ok, sono ritornato in difesa. Ottimo, mi giro. Attenzione, questo se la piglio io. No, zio, però la devi lasciare sta palla. Buono. No, troppo alto. Ok, spostiamolo più a destra. Almeno sono sicuro che non la prendono e non possono segnare. Tanto la palla è sul muro. No, 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 no. No! Ho sbagliato. Intanto laggo. Questo ha fatto la faccina felice, ha fatto un po' tutto. Se non no, regà, perché sono salito su quella discesa lì, perché altrimenti avevo parato. Avevo fatto una parata del secolo comunque. Boh, siamo in vantaggio di 2 gol, mancano 30 secondi, cioè penso che non dovremmo riscuotere chissà quale difficoltà incredibile. Soprattutto se loro fanno ste cazzate. Ok. Vai, l'hai presa tu? Sì che l'hai presa. Lasciala, amico mio. No, regà, l'ha parata. Vai, 17 secondi. 17 secondi. E la portiamo a casa. Sforbiciata per smarcarmi. Incredibile. Date, un'altra sforbiciata. Attenzione, ancora lui. Date. No, 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 no,
ho fatto pure MVP. Allora raga, questa era una ranked, io come sempre vi invito a lasciare un like, un commento, condividere, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, datevi saluta e bella.